Il progresso tecnologico continua ad essere il principale propulsore e driver di cambiamento dell'economia globale. Investire in tecnologia nell'ultimo decennio si è rivelata una scelta assolutamente vincente. Lo testimoniano gli oltre 7 punti di sovraperformance registrati dall'indice settoriale MSCI Information Technology rispetto all'indice azionario più allargato. Eppure, pur non venendo meno i driver di crescita strutturale, oggi il settore tecnologico risulta essere fortemente sotto pressione. La svolta restrittiva da parte delle principali banche centrali ha impattato sul processo di attualizzazione dei flussi di cassa futuri, cui viene applicato un tasso di sconto via via crescente con effetti assolutamente negativi su quello che è il valore iniziale. Un vento contrario non da poco per un settore con un equity duration particolarmente elevata come quello tecnologico. I numeri parlano chiaro, basti pensare che degli oltre 3.000 titoli che compongono il Nasdaq Composite, a fine settembre oltre la metà perdeva più del 60% da inizio anno. Per quanto lo storno sia giustificato, a nostro avviso la correzione che ha visto protagonista il settore tecnologico è stata largamente indiscriminata e il sentiment si è deteriorato in misura maggiore rispetto ai fondamentali che secondo noi restano solidi. Esistono, anche in un contesto inflattivo particolarmente elevato, delle società ben posizionate per sovraperformare in una fase di rialzo dei tassi di interesse. Riteniamo sia inopportuno sottopesare la tecnologia per una mera questione legata al rialzo dei tassi di interesse. La domanda di tecnologie innovative e disruptive non è ciclica, non è discrezionale, anzi è particolarmente anelastica e secolare. In un contesto in cui l'inflazione è particolarmente elevata, le aziende hanno l'incentivo ad aumentare la spesa in innovazione perché consente loro di individuare problematiche nella catena di produzione e risolvere gli eventuali colli di bottiglia. Infatti, secondo una recente ricerca dell'MIT, le società che hanno completato la transizione digitale sono solite avere dei margini del 16% superiori rispetto alla media di settore. È importante tenere a mente che le società tech non sono tutte uguali, quelle con bilanci solidi, flussi di cassa stabili, margini elevati e una leva finanziaria particolarmente contenuta sono quelle meglio posizionate per fronteggiare uno scenario di pressione sui costi e tassi di interesse in rialzo. Nonostante i venti contrari, in questi mesi abbiamo assistito a parecchie società operanti nel campo della cyber security o dei semiconduttori che sono state in grado di aumentare i loro margini scaricando a valle l'aumento dei costi produttivi sui clienti finali. Gli investitori dovrebbero considerare un'esposizione complementare alla tecnologia tradizionalmente inserita negli indici, spesso dominata dalle mega cap statunitensi. Mega cap che, sebbene siano ancora posizionati sui giusti trend di crescita secolare, stanno cominciando a fare i conti con una regulation sempre più stringente, mercati di sbocco sempre più saturi, soprattutto un altissimo turnover nella leadership all'interno del settore. Basti pensare che, eccezion fatta per Microsoft, nessuno dei leader tecnologici di 10 anni fa fa parte ora delle società a maggior capitalizzazione sul mercato. Oltre ad essere selettivi a livello di singoli titoli, riteniamo sia importante costruire dei portafogli che abbiano un approccio effettivamente bilanciato, onde evitare di sovrappesare i leader del passato e sottopesare i leader del futuro. Per questo volgiamo il nostro sguardo oltre i confini statunitensi con un orizzonte globale, inclusi i paesi emergenti, ma soprattutto esplorando verso il basso tutto lo spettro della capitalizzazione di mercato. Consigliamo di avere un approccio bilanciato anche a livello stilistico. All'interno di un settore marcatamente growth come la tecnologia esistono comunque delle nicchie di mercato con peculiarità particolarmente difensive come i produttori di hardware o le apparecchiature di produzione dei semiconduttori. Diversificare questi fattori consente a nostro avviso una gestione più efficiente.